La coalizione di centro-sinistra si allarga con l'arrivo di Mauro Di Dalmazio che nel proseguimento del suo percorso politico iniziato già da tempo abbraccia ufficialmente la candidatura dell'ex vicepresidente del CSM Giovanni Legnini che in caso di vittoria avrà nella sua squadra proprio il consigliere regionale uscente. Abbiamo definito un campo coeso, forte. Io questa mattina ho annunciato la mia volontà di avere al mio fianco, quale componente della squadra di governo, Mauro Di Dalmazio. Sono io il collante di questa coalizione che si alimenta delle culture progressiste, liberale, moderate, con alcuni candidati provenienti dal centrodestra, con un progetto politico, un programma definito, chiaro, sottoscritto da tutti. A noi interessa dare un governo forte, autorevole per l'Abruzzo. Lottiamo per le ragioni degli abruzzesi, abbiamo definito un progetto con gli abruzzesi e per gli abruzzesi, altri, i due vicepremier che stanno invadendo la nostra regione, che sembra essere diventata la loro occupazione prevalente, vogliono politicizzare questa competizione elettorale. Ci dicessero quali sono gli impegni per la nostra regione, noi li abbiamo assunti e li rispetteremo. E Di Dalmazio, che nella precedente legislatura era stato assessore della giunta di centrodestra guidata da Gianni Chiodi, spiega così la sua scelta. C'era la necessità di creare uno schema che fosse realmente civico, e quando dico civico, cioè che prendesse tante risorse della società nel mondo dell'associazionismo, del lavoro, delle imprese e le trasformasse in impegno politico. Questo è stato fatto e oltre a questo c'è stata questa apertura straordinaria per la creazione di un campo democratico, di un campo che accomuni le culture cattoliche, liberali, anche tradizionalmente di centrodestra, progressiste, e da queste differenze vengano fuori sintesi e strumenti per governare questi processi.